Colla a caldo, forbice, un po' di raffia, un nastro più largo, il mio è 4 cm, un altro nastro stretto, questo è di 2 cm, è un po' particolare perché ha i bordi sfilacciati. E poi varie decorazioni in legno, io ho questi coniglietti con il fiorellino, delle uova, dei fiorellini, dei coniglietti. Iniziamo. Come prima cosa prendo la raffia, la piego a metà e gli faccio un nodo qui. Poi prendo il nastro verde, quello più largo, gli metto, metto un punto di colla a caldo, metto la raffia sopra, ho lasciato il cappietto diciamo fuori e il nodo sopra il nastro e poi taglio il nastro a 5 cm sotto alla fine della raffia. Prendo il nastro più stretto, in questo caso quello giallo, lo passo sotto la raffia, prendo la misura e taglio alla stessa dove finisce il nastro verde. Poi incollo il nastro giallo sopra quello verde. Adesso inizio a posizionare le mie decorazioni in legno. Vedo più o meno dove le voglio. Inizio poi e poi li incollo con la colla a caldo. Facendo capitare la raffia sotto alla decorazione. Adesso dove finisce la raffia vado ad incollare un fiorellino e un ovetto. Adesso vado a realizzare un fiocco, quindi prendo un po' di nastro verde che giallo, metto un puntino proprio di colla, ma giusto per farlo giusto per non farlo scivolare, prendo un po' di cotone, un punto di colla caldo anche all'interno e con il cotone gli giro intorno. Con il pezzo di cotone che rimane lo tacco dietro e ne faccio un altro esattamente nello stesso procedimento, però leggermente più grande. Una volta fatto anche quello più grande, incollo quello piccolo su quello grande e lo vado ad incollare qui sopra. Sopra li metto anche un coniglietto, metto un fiore e sotto dove finisce il nastro gli metto un coniglietto. Taglio il nastro a punta . Vi metto le foto così lo vedete meglio . E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.